sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti, caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como, 340 22 45 235, trevahome.it. Le Coerenate si affrontano a Riga Monticeppi per quella che è una partita di alto livello, di alta classifica. Entrambe le squadre sono a quota 27 punti all'inseguimento del Pordenone, che nel corso del pomeriggio è stato bloccato sul 2-2 in casa dalla Pro Patria, prossima avversaria del Lecco. Dunque c'è l'opportunità di accorciare la classifica e di ritrovarsi là, verso le posizioni di vertice. E Lecco che manovra il primo pallone della partita, scelte mister Luciano Foschi in linea con le aspettative della vigilia. Subito la sventagliata là davanti a cercare Maestrello, ma c'è poi la difesa dell'Ecco che riesce a rimediare un primo piano dei due allenatori. L'Ecco che si distende dopo un minuto e mezzo a sinistra Zambataro, dietro sul secondo palo non arriva Pinzauti, arriva però Luca Giudici con il diagonale. Non riesce a stringere troppo il destro, il capitano dell'Ecco avrà modo di rifarsi. Ripartenza su questo lancio lungo verso Muracchioli della Renate, toccherà un'infinità di palloni il 10 dei Brianzoli, bello il destro sul palo lontano, fa la barba al palo di Melgrati. L'occasione con il tiro da fuori di Muracchioli per il Renate, e ancora Lecco però in questo inizio di partita, 3 minuti e 40 e già tante cose successe. La rovesciata di Ilari con la pallone che va lontano, però questa volta dal palo alla destra di Drago. La pressione di Pinzauti e c'è l'errore del capitano possenti del Renate. Pinzauti con la coda dell'occhio vede Buso, il pallone con i giri giusti, Buso calcia, la schiaccia, è bravo questa volta Drago a parare. Poteva fare meglio Buso, forse calciando in maniera più pulita, ma grande chance per il Lecco e buona risposta di Drago. Dall'altra parte c'è il sinistro violento da parte di Malotti, non va lontano dalla traversa, dimostra di avere soluzioni balistiche importanti sia Malotti sia il Renate. Anche in questo caso c'è la bella azione con la conclusione alta di sempre lui, sempre Muracchioli, servito bene da Baldassin. Ancora Muracchioli e ancora Baldassin, questa volta a piedi invertiti, a situazione invertita. È proprio Baldassin che va all'uno contro uno con Melgrati, ma non riesce a batterlo perché Melgrati è bravo ad uscire coi tempi giusti. Giudici, la deviazione di Possenti, il gol del vantaggio dell'Ecco. Gol del vantaggio dell'Ecco al 36esimo ormai. Il sinistro di Luca Giudici che viene deviato da Possenti e spiazza Drago. Il gol del vantaggio meritato dell'Ecco, lo vediamo, il sinistro del capitano, deviazione che basta a saltare il portiere del Renate. La palla che si infila sotto il 7, ma bella l'azione dell'Ecco e bella anche la preparazione al tiro di Luca Giudici, lo rivediamo da molte angolazioni, davvero bella, sotto il 7, la conclusione deviata, ma grande gesto tecnico comunque la preparazione del tiro. Un 3 contro 4 qui dell'Ecco. Pinzauti a sinistra al 39esimo. Si piazza la difesa del Renate. Pinzauti prova col mancino direttamente in porta. Drago in due tempi poi subisce il fallo di Buso. Quarantaduesimo. Succede tanto nel primo tempo. Qui Buso, attenzione perché va provocato prima da Possenti e poi soprattutto da Ermacora. Continuano a beccarsi due, soprattutto Ermacora che spinge e lo farà ancora una volta Buso in questo caso. L'arbitro cosa decide di fare? L'arbitro, il signor Di Graci di Como, va ad ammonire entrambi e sarà un giallo che peserà comunque nell'economia della gara. Muracchioli salta anche Zelia che inizio ripresa dentro il pallone, allora Malotti se la sposta sul mancino e colpisce il palo.
Colpisce il palo Malotti, si affida sempre ai tiri da fuori la formazione di Dossena, perché invece come manovra è piuttosto sterile, fa molto possesso palla ad allargare il campo il Renate, ma poi fatica a trovare spazi una volta arrivato sugli esterni, e si affida molto invece dalle conclusioni da fuori. Questa di Malotti, la migliore con il palo, a dire no al pareggio degli ospiti. Poi la conclusione anche in spaccata, ravvicinata, che non porta però frutti. Qui giudici, Ilari prova ancora una volta, pensa più che altro alla bicicletta, ma posizione difficile, 51esimo, Zambataro a sinistra. Qui Buso non riesce a tenere il pallone, una leggerissima trattenuta che gli costa il secondo giallo, generosissimo da parte del direttore di gara Comasco. Che è veramente veniale la trattenuta di Buso, viene però punita. Lecco in 10 negli ultimi 40 minuti di fatto. Rivediamo qui, leggerissima trattenuta da dietro, ma una zona di campo che è abbastanza ininfluente. L'arbitro però è ben piazzato. Valuta così, e Lecco in 10, 62esimo. Ancora il Renate, sempre questa azione con il pallone dentro, poi Baldassin la conclusione, Melgratti ci mette più di una pezza, più di una pezza. Arrivano le occasioni per il Renate nel corso della ripresa, però no, non tantissime, questa è stata la migliore, sarà la migliore. E ancora il migliore in campo dei suoi Moracchioli che mette dentro il pallone, allontana la difesa, poi fortunatamente sul destro, fortunatamente per la difesa dell'Ecco, e sul piede destro di Malotti il pallone, che non è quello migliore. 95esimo, cross dentro, Maldonado palleggia e spazza e finisce qui. Finisce qui, Lecco batte il Renate 1-0, terza vittoria consecutiva per gli uomini di mister Luciano Foschi, che ora guardano quasi tutti, tranne il Pordenone, dall'alto della classifica.